Buonasera e benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino. Io sono Mattia Santini, sono dell'ufficio università e questo pomeriggio vi presentiamo una novità per il catalogo del Mulino, ovvero l'introduzione al diritto privato scritto dal professor Francesco Macario, che abbiamo il piacere questo pomeriggio di avere qui con noi a parlare appunto del suo manuale. Quindi do subito il benvenuto al professor Macario. Grazie. Insieme, buon benvenuto. Insieme con Buonasera. lui dialogheranno il professor Francesco Astone. Buonasera, professore. Buonasera, grazie. E il professor Mauro Orlandi. Buonasera. Perfetto. Buonasera a lei, buonasera agli amici. Vi do alcune veloci indicazioni prima di passare la parola ai nostri ospiti. Durante il corso del webinar sarà possibile porre domande e fare interventi utilizzando il box delle chat e ci occuperemo noi poi di riportare le domande ai nostri ospiti oppure è anche possibile, chiedendo appunto la parola e avendo il microfono, porre le domande anche in maniera diretta. E dopo la presentazione del volume, quindi dettagliata del volume, seguirà una parte dedicata all'espansione digitale e all'edizione digitale che è inclusa all'interno di questo testo. Non rubo altro tempo, passo subito la parola ai nostri ospiti e quindi buon ascolto. Grazie, quindi consentitemi un doveroso e anche però sentito ringraziamento all'editore innanzitutto, qui in persona al dottoressa Venturi e al dottor Santini, però vorrei anche ricordare Daniela Bonato e Nicola Pedrazzi che mi hanno seguito insieme con la dottoressa Ferracani nella preparazione delle bozze nella correzione. Ma anche grazie, un grazie particolare ai colleghi e amici Francesco Astone e Mauro Orlandi, con i quali ho avuto la fortuna varie volte di condividere esperienze scientifiche e didattiche. Mi sono posto, direi, una domanda che mi sembra inevitabile: perché e soprattutto come si dovrebbe presentare un manuale istituzionale? Diciamo, tutti quanti potremmo dire l'ennesimo manuale, tutti del resto conosciamo anche l'evoluzione della manualistica di diritto privato negli ultimi decenni, ai manuali direi storici, cito solo Torrente Trabucchi, ma anche Rescigno, diciamo tra i più importanti. Si sono aggiunti poi tanti esperimenti diversi di scuola, di gruppi, anche di molti singoli studiosi. Dunque, con questi interrogativi, quando l'editore ha programmato questo incontro, ho trovato però subito la disponibilità di due cari amici, prima ancora che colleghi, per condividere questa breve chiacchierata intorno, direi, al modo o ai diversi modi di affrontare oggi l'insegnamento di base del diritto privato, prendendo spunto appunto dalla pubblicazione di questo ennesimo manuale, come si diceva. Innanzitutto, ecco, in cosa si può differenziare rispetto al manuale tradizionale di diritto privato? E ecco, questa prima distinzione attiene alla selezione dei temi, essendo tagliato il volume sul corso che nella mia facoltà, dipartimento, come volete, di appartenenza, corrisponde alla prima parte dell'istituzione di diritto privato, dovendosi precisare che, come tutti credo i presenti ben sanno, non in tutte le ripartizioni dell'insegnamento istituzionale in due corsi adottano la medesima divisione delle materie. E qualcuno so che tratta i primi tre libri del codice, poi tutto il resto, ecco, diciamo nel caso nostro a Roma 3 è esattamente l'inverso. In questo senso la destinazione del volume come libro di testo sconta un po' la particolarità, direi, del taglio dell'insegnamento. Dunque, appunto, nella nostra prospettiva, alludo, ecco, alla scelta operata dal Dipartimento di Giurisprudenza Roma 3, le materie trattate nel volume sono considerate, direi in modo naturale, a mio avviso, quelle veramente di base, non potendosi affrontare l'esame di settori più specifici, ossia famiglia, successioni, proprietà e dintorni, quindi diritti reali, responsabilità civile e anche i singoli contratti, senza
che vi sia questa sorta di base comune, una sorta di alfabeto concettuale, ma anche proprio linguistico, con riferimento al linguaggio giuridico istituzionale. Per questa ragione, l'analisi delle discipline ora che ho appena indicato, se non altro nei loro aspetti fondamentali, quindi principi e regole generali, come è possibile fare concretamente in un semestre di lezione, è materia del secondo corso di istituzione di diritto privato e dunque, almeno in linea di principio, potrebbe essere contenuto in un secondo volume che comunque al momento non è programmato. E se ci si pone il quesito relativo ai possibili destinatari del lavoro, del volume, mi sembra che la scansione dell'insegnamento istituzionale in due corsi, sia tipica delle facoltà giuridiche, rimanendo in questo senso forse più lontana dagli studenti di economia, scienze politiche o altre facoltà in cui comunque figura l'insegnamento e l'esame di diritto privato. In questo senso, forse, direi che il volume possa essere per sua natura destinato a studenti di giurisprudenza. E salva naturalmente l'ipotesi in cui il corso di diritto privato nelle facoltà non giuridiche, appunto, non sia costruito sui medesimi temi. Diciamo in questo modo i docenti dovrebbero rinunciare alla proverbiale infarinatura generale, che credo sia anche di dubbia utilità pratica, e concentrarsi, ecco, su queste materie. La destinazione agli studenti delle facoltà giuridiche, dunque, potrebbe essere anche però intrinsecamente legata alla redazione del manuale, al suo stile, direi, se posso permettermi questa espressione, avendo il sottoscritto sempre cercato di, nei diversi passaggi, tanto nelle considerazioni di carattere più sistematico e di principio, quanto nell'esposizione più specifica di istituti e di singole norme, ecco, sempre il tentativo è stato quello di sollecitare il lettore a una riflessione sul sistema nel suo insieme. Un obiettivo, mi rendo conto, ambizioso, ma compatibile e anzi direi doveroso nello studio della materia, appunto in una facoltà giuridica. Questo obiettivo ambizioso dell'autore, spero naturalmente che non si riveli alla prova dei fatti velleitario, ecco, mi sembra che sia evidente già nella rinuncia a una pagina di presentazione dell'opera redatta nel modo più tradizionale, come troviamo appunto in tutti, un po' in tutti i manuali, una o due o tre poche pagine, avendola sostituita volutamente, ecco, con una sorta di introduzione, certamente anomala appunto nella tradizione della manualistica, nella quale ho cercato di rappresentare quali possano essere oggi i problemi attuali della manualistica, appunto, e più in generale dell'insegnamento istituzionale del diritto privato. E considerando e confidando che anche lo studente che viene dalla scuola, quindi che entra nell'università, da noi l'insegnamento è nel secondo semestre, però siamo sempre appunto di fronte, abbiamo delle matricole, e appunto confidando che lo studente comprenda che la realtà giuridica non soltanto è più complessa oggettivamente rispetto al passato, perlomeno è presentata in questa maniera, ma è anche continuamente in fieri, con un'evoluzione che è sempre più rapida e disarticolata e oscillante, e questo tocca a noi spiegarlo appunto allo studente che ipoteticamente non sa nulla di diritto, ecco, dicevo, oscillante fra gli interventi legislativi e l'attività giurisprudenziale. Dunque il problema del metodo nell'insegnamento si pone in primo luogo alla luce delle differenze, direi innegabili, anche se vogliamo inevitabili, con le istituzioni in altri ambiti e settori dell'ordinamento, no? Questo in considerazione della centralità della materia privatistica e di una sua vocazione a rappresentare un po' il fondamento, dicevo, concettuale e linguistico del diritto, proprio in termini di scienza giuridica, così come è maturata storicamente nei secoli sul tronco, direi, di quella invenzione, tra virgolette, del diritto ascrivibile al mondo romano. Qui alludo all'avvincente trattazione svolta da Aldo Schiavone nel suo volume edito da Einaudi alcuni anni fa, intitolato appunto Ius e sottotitolato abilmente L'invenzione del diritto in Occidente. E proprio per questo carattere legato al diritto privato e al suo insegnamento istituzionale necessario avere sempre presente la tradizione e la storia della scienza giuridica civilistica, le quali,
appunto sia la tradizione sia la storia, mi sembra che diano un senso anche all'insegnamento di base, che è chiaro che non può essere organizzato sempre per questa radicata tradizione culturale, se non intorno e all'interno del sistema rappresentato dal codice civile. Qual è il rischio che il docente, a mio avviso, corre? Oggi, come del resto in passato, oggi forse però ne siamo più consapevoli, è quello di offrire allo studente un insieme di nozioni, regole, principi, concetti, categorie, avulsi un po' dal contesto storico-culturale, dunque appunto decontestualizzati e da cogliere a quel punto nell'unica dimensione esegetica e analitica che appartiene al discorso del giurista, naturalmente. Ecco, a fronte di un'attitudine però, ecco, che mi sembra anche naturale nello studente ad apprendere norme in modo più o meno meccanico, e lo studente è portato, credo, a distinguere istintivamente tra le materie considerate più tecniche, quelle che trattano il diritto vigente, e quelle di tipo storico-filosofico, che invece non possono prescindere dal ragionamento anche di tipo critico. Ecco, a fronte di questa tendenza, naturale dello studente, il docente dovrebbe sforzarsi per comprendere, a mio avviso, la problematicità e la appunto storicità dei contesti normativi nel diritto privato, e dove forse queste caratteristiche si presentano ancora più marcate rispetto a quanto non sia negli altri ambiti del sapere giuridico. E con questo spirito sono stati un po' costruiti e posti in apertura tanto l'introduzione a cui alludevo, quanto il primo capitolo. Ecco, nell'introduzione si cerca di mettere a fuoco l'evoluzione della manualistica, ma anche si cerca di evidenziare per un verso il superamento di alcuni punti fermi del passato, per esempio il riferimento costante al diritto romano e da un altro punto di vista alla costruzione per dottrine generali del diritto civile, e per altro verso l'apertura di nuovi scenari, a cominciare dall'intersezione del diritto privato con altri ambiti del sapere e più in generale della società civile, dunque ambiti giuridici in senso stretto, a cominciare però dalla storia e dalla comparazione, e anche però ambiti non giuridici, non so, pensiamo alla tecnologia, alla bioetica, per continuare poi con le problematiche connesse alla ricostruzione del sistema delle fonti, se diciamo ancora vogliamo usare questa definizione unificante di sistema, sulla base dei presupposti che oggi si presentano decisamente originari rispetto al passato, e dunque emerge soprattutto nella sua originalità il ruolo decisivo della giurisprudenza, che è un carattere tipico del nostro tempo. Questo è un argomento su cui si torna in altri punti del lavoro. Il primo capitolo invece serve a dare in estrema sintesi l'idea dell'evoluzione del diritto privato, muovendo dallo stesso concetto di diritto privato e tentativi definitori fatti anche in passato, e cominciare dalla distinzione col diritto pubblico, per poi passare invece alla distinzione di un ambito che ho definito gemello al diritto privato, del tema della rilevanza del diritto commerciale e dell'unificazione dei codici. E poi si cerca di raccontare in sintesi allo studente anche la nuova stagione del diritto privato nella rilettura del codice in chiave costituzionale, la vicenda della decodificazione e così via, fino ad arrivare appunto al diritto europeo, che è la più grande novità dei nostri tempi. E una rappresentazione in vero schematica e rapida, e qui me ne rendo conto che al lettore più provveduto, certamente agli occhi di un collega, può apparire troppo sommaria. Forse però, a mio avviso, può essere funzionale, almeno incuriosire un po' lo studente più interessato e in qualche maniera, se mi consentite, diciamo anche più idoneo, più adatto, direi, ad affrontare gli studi giuridici. Anche il capitolo successivo dedicato a fonti e interpretazioni che vengono trattate congiuntamente in modo voluto è redatto con la stessa logica, rinunciando all'esposizione di considerazioni generali, che poi spesso sono generiche sulla norma giuridica, sintetizzando al massimo la rappresentazione dei modi di produzione della norma, e ciò al fine di lasciare spazio invece a questioni, problematiche attuali di interesse immediato per chi studia, ma direi anche per il pratico.
in particolare molto spazio dedicato al modo di atteggiarsi il rapporto attualmente tra legge e interpretazione o applicazione in sede giurisprudenziale, che pone appunto la questione apicale della giurisprudenza come fonte del diritto. E di qui alcune esemplificazioni che ho voluto inserire in diverse pagine che costituiscono la parte finale di questo capitolo, del modo di argomentare e decidere da parte della giurisprudenza. Di solito sono sentenze della Corte Suprema di Cassazione, naturalmente questo è il modello argomentativo che a mio avviso lo studente deve avere di fronte nel corso degli studi. Ecco, esemplificazioni di casi in cui il dato normativo formale si riveli insufficiente, se non addirittura inesistente, imponendo al giudice un'attività ulteriore rispetto a quella fondata sull'applicazione dei tradizionali criteri interpretativi, quelli che troviamo nelle preleggi. Nel seguito della parte generale si recuperano invece la tradizione più classica dell'insegnamento di diritto privato, con uno spazio ampio alle situazioni giuridiche soggettive, alle vicende, alle classificazioni dei fatti, e per tentare di far comprendere agli studenti anche la rilevanza ancora attualissima, a mio avviso, delle suddette classificazioni. Ecco, solo per fare un esempio, si potrebbe pensare alla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, con tutte le ricadute molto concrete nel contenzioso quotidiano. La distribuzione della materia poi segue, non so se abbiamo la possibilità di vedere anche contemporaneamente, se il sommario, l'indice sommario segue un ordine molto tradizionale, e direi che forse l'unico filo conduttore, almeno nel mio tentativo, ecco, di tenere insieme il discorso, è quello di stimolare uno studente, sollecitare continuamente la ricerca dei nessi nel sistema, no? Collegando i diversi ambiti, sia quelli trattati, soggetti, obbligazioni e contratti in generale, e sia anche questi ambiti con la parte, chiamiamola speciale, degli istituti non trattati, appunto famiglia, successione. Quindi in questo senso i collegamenti interni sono molti, evidenziati addirittura con riferimento al capitolo, così da rendere più semplice la fruizione al lettore, allo studente, e le semplificazioni del modo in cui operano le norme e i principi sono, ogni volta che c'è possibile, naturalmente, sono riferite ai diversi ambiti, ossia appunto persone, famiglia, successioni, proprietà, singoli contratti, che non vengono trattati nel volume, ma diciamo con questi riferimenti costanti, ecco, lo studente dovrebbe comprendere che il diritto privato è un tutt'uno, sia nella parte generale, chiamiamolo così, sia in quella più specifica rispetto ai singoli ambiti. E in questo senso, ecco, che recuperare fin dall'inizio l'idea della coesione del sistema, e che invece con l'insegnamento di istituzioni diviso in due corsi si potrebbe perdere. Credo di aver parlato, diciamo, introduttivamente anche troppo. Non vorrei sottrarre altro tempo agli amici Astore e Orlandi, che così gentilmente hanno accettato l'invito a intervenire, quindi mi fermerei. Vorrei solo sottolineare in chiusura che alla fine del lavoro mi è rimasto ovviamente il dubbio, e credo, anzi, molteplici dubbi, direi, credo che sia inevitabile per ciascuno di noi che affronta l'insegnamento anche con passione, no? Ma anche con la consapevolezza di dover studiare, su come in concreto si debba o si possa oggi insegnare questa materia. Dubbi che si presentano all'esito di un lavoro di riordino, diciamo, del discorso didattico, svolto con qualche pretesa, nel senso che, ecco, è una sorta di autocritica quello che faccio rispetto all'idea diffusa di quanti ritengono che il manuale debba essere necessariamente il più semplice possibile, sia nel linguaggio sia nei contenuti. E dicevo, invece, questo lavoro è scritto con qualche pretesa nei confronti degli studenti, i quali sono chiamati a impegnarsi in ragionamenti, non soltanto nell'apprendimento di formule, affermazioni dal tenore più o meno assiomatico, ricordando come abbiamo studiato noi, la nostra generazione. Ecco, mi è sembrato, ecco, di poter richiedere agli studenti di oggi uno sforzo,
ulteriore di concretizzazione e di contestualizzazione dello studio del diritto. Ecco, si dice spesso che il solco che scava la distanza fra le generazioni è oggi più ampio che in passato, no? Intendo anche rispetto a qualche decennio fa, e tutto ciò impone anche di ripensare l'insegnamento, specie quando riesce difficile a noi, a chi insegna diritto privato, distaccarsi da una lunga tradizione culturale. Ecco, in questo senso mi sembra che l'insegnamento del diritto debba costituire, e soprattutto delle istituzioni di diritto privato, debba costituire oggetto di studio e di confronto continuo tra non solo con coloro che operano in altri settori, quindi un dialogo, come dire, interdisciplinare, ma anche un dialogo che trovo sempre, ho trovato sempre molto fruttuoso, intergenerazionale, sia con coloro che ci hanno preceduti nell'insegnamento e dai quali abbiamo appreso tantissimo, sia con coloro che i giovani studiosi che hanno invece tante prospettive, seguono tante prospettive che magari a noi mancavano alcuni decenni fa. Mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie professore, e diamo ora la parola al professor Astone per il primo intervento a commento. Grazie ancora e saluti a tutti quanti sono con noi e molti, molti rallegramenti per l'autore di questo manuale, Francesco Macario. Come tutti sappiamo, è stato a lungo commentatore del Codice Civile, poi sempre per il Mulino ha curato il manuale collettivo di diritto privato destinato però a lettori di livello più avanzato, per questo intitolato al diritto civile, e ora ci propone questo suo manuale che con il noto understatement che tutti quanti noi conosciamo preferisce intitolare Introduzione al diritto privato. È scritto in solitudine, non è un manuale collettivo ed è espressamente destinato agli studenti di primo anno, alle matricole delle nostre facoltà di giurisprudenza, ed anzi proprio a quelle matricole che iniziano la prima parte del primo anno di corso, dedicandosi al diritto privato 1, cioè al primo dei 2 semestri dedicato al diritto privato. Ora, che cosa rappresenta un manuale di diritto privato oggi? Che cosa rappresenta il manuale di Francesco Macario oggi? Francesco muove, questo è chiarissimo, dalla naturale destinazione dei manuali all'insegnamento. Si parla nelle prime pagine, si prova poi a rimanere coerenti con questa indicazione di alfabeto, di linguaggio, di vocabolario. E questa infatti è la prima funzione che tutti quanti noi riconosciamo ai manuali: insegnare agli studenti il linguaggio giuridico. Poi la riflessione passa alle categorie, come punto di riferimento dell'ordine concettuale nel quale lo studente deve necessariamente entrare per dare un senso alle moltitudini di norme, di regole, di disposizioni normative. Ed è subito chiaro allo studente che non gli si chiede di apprendere, non gli si chiede addirittura di memorizzare dati normativi, quanto piuttosto di lasciarsi condurre nel sistema del diritto privato in una dimensione prettamente storiografica e problematica. Questa mi sembra la caratteristica forte del manuale di cui stiamo parlando. Mi sembra molto chiaro il collegamento che idealmente l'autore opera con il manuale, per certi aspetti rivoluzionario, che era apparso ad opera di Pietro Rescigno all'inizio degli anni 70. E infatti Francesco sottolinea che un discorso del diritto privato non è nulla, e qui riprende parole di Rescigno, senza considerare che la vicenda storica, la ragione politica, la coerenza tecnica degli istituti siano momenti di una riflessione unitaria per chi voglia interpretare l'esperienza del diritto. Era quella in cui è apparso il manuale di Pietro Rescigno, al quale Francesco idealmente mi sembra voglia così ricollegarsi, la stagione nella quale veniva meno l'assunto del carattere neutrale e tecnico del diritto privato,
che aveva caratterizzato la stagione della codificazione e i primi manuali, quelli che Francesco prima ha ricordato, forse prima ancora del Torrente, del manuale di Trabucchi e del manuale di Andrea Torrente, le dottrine generali di Francesco Santoro Passarelli, che pure nell'introduzione Francesco magari ricorda più volte. Era, dicevo, la stagione in cui veniva meno l'assunto del carattere neutrale e tecnico del diritto privato, in cui veniva meno il carattere di neutralità che gli stessi manuali si attribuivano nel descrivere gli istituti e le singole disposizioni presentate agli studenti. Ecco, rispetto a quel passato ormai lontano, la rottura è però qui, nel caso del manuale di Francesco, particolarmente chiara, particolarmente evidente. Il diritto privato è inteso come fenomeno storico, relativo, profondamente immerso nella dinamica dei rapporti sociali e dei loro conflitti. Francesco Macario, del resto, lo sappiamo tutti, allievo del professor Lipari, e proprio da Nicola Lipari ha preso la necessità di non sottrarre il diritto alla conflittualità, alla problematicità che gli sono propri, di non collocarlo in un quadro sistematico, predefinito e statico, quasi che lo studente debba essere accompagnato sin dal primo anno di studi in un ambiente depurato dalle contaminazioni terrene, dalla carne degli uomini, direbbe forse Paolo Grossi, oppure dalle ingiustizie che quotidianamente vediamo consumate, direbbe proprio forse Nicola Lipari, dalle fatiche, dalle battaglie che hanno portato il sistema del diritto privato oggi ad essere come si presenta ora ai nostri occhi. Ecco, mi sembra che il programma metodologico del manuale di Francesco sia appunto questo. Francesco vuole insegnare un diritto privato che fluisca nella sua storicità, che sia esso stesso storia del diritto privato e che rispecchi la società quale è oggi, complessa, frammentata, divisa. Sarebbe quindi inutile semplificare, sarebbe forse anzi decettivo farlo, banalizzare, ridurre fenomeni che sono invece inevitabilmente, questo agli studenti deve essere subito detto, deve essere subito dichiarato, sono per loro natura questi fenomeni complessi. Meglio quindi introdurre e condurre lo studente nella realtà quale essa effettivamente è, e piuttosto provare a fornirgli gli strumenti metodologici utili all'analisi, all'orientamento, ad un sapere problematico, critico, mai, mai nozionistico. Di tutto questo Francesco ha provato veramente con un impegno, una dedizione che mi sembrano ammirevoli, a fornire un quadro preciso. Per averne un'idea, un capitolo, una parte che mi sembra veramente esemplificativa, veramente simbolica dello sforzo compiuto poi a livello più generale, è quello relativo alle fonti e all'interpretazione. Tutti i manuali se ne occupano, molti manuali scelgono di ridurre al minimo il numero di pagine, lo spazio dedicato a questi temi, preferendo piuttosto dilungarsi sulla disciplina degli istituti del diritto positivo. Qui invece la scelta è diversa, lo vedete già, si apprezza già bene dall'indice, dal numero di paragrafi dedicato al tema, ma soprattutto nei contenuti poi che si distingue il lavoro, il metodo che il manuale di cui parliamo porta avanti. Il rifiuto della semplicità è già nella critica netta al sistema delle preleggi. Sarebbe, scrive Francesco Macario, non soltanto gravemente riduttivo, ma anche pericolosamente mortificante rimanere all'elenco delle fonti dettato dall'articolo 1. E allo studente dunque appare subito chiaro che il diritto non si compone solo di leggi, che spesso le leggi non dicono, e che comunque se la critica parte dall'elenco delle fonti, il diritto non si riconduce solo allo Stato.
E allo stesso modo sarebbe mortificante e riduttivo rimanere fermi ai criteri interpretativi indicati dall'articolo 12 delle preleggi, appunto in quanto, contrariamente a quanto qui il nostro legislatore non lascerebbe supporre, l'interpretazione non è solo esegesi. Questo concetto si ripete spesso per più pagine e infatti allo studente vengono poi presentate a fianco delle fonti cosiddette formali del diritto ed anzi dedicando maggiore spazio, maggiore impegno, perché maggiore è la problematicità, le fonti non formalizzate, tra cui naturalmente spicca non solo la consuetudine, non solo la lex mercatoria, non solo l'autonomia negoziale, che sono pure paragrafi significativi, importanti, ma soprattutto la giurisprudenza. La giurisprudenza, perché se il fenomeno giuridico deve essere studiato come deve essere studiato in chiave di effettività, escludere aprioristicamente la giurisprudenza non è possibile. Dallo stesso modo, a proposito dell'interpretazione, il discorso si apre con richiamo ai tipi, si muove dalle classificazioni più tradizionali e si arriva subito a quelle meno tradizionali e poi si passa ai criteri delle possibili interpretazioni al plurale, appunto perché non parliamo di una interpretazione. Ma insegniamo subito allo studente che le interpretazioni sono per definizione qualcosa che rifletta la pluralità delle possibili interpretazioni, la pluralità delle possibili sensibilità, la possibilità delle possibili letture, fino ad arrivare naturalmente al paragrafo sul diritto vivente, qui veramente al confine o alla fusione, se si preferisce, tra le fonti e l'interpretazione. È quasi un saggio quel paragrafo, dove lo studente incontra però i casi della nostra storia giurisprudenziale recente, e apprezza spesso la drammaticità, ne comprende la difficoltà, apprezza l'impossibilità di fornire soluzioni effettivamente capaci di non generare il conflitto, di non generare divisione, senza una motivazione capace di spiegare, di persuadere, di convincere, ricostruendo il sistema. È qui che a me sembra, è in queste pagine che al di là delle disposizioni e delle regole che compongono il sistema effettivo, mi sembra che il nostro autore proponga un modello che gli studenti di giurisprudenza si dovrebbe instancabilmente proporre, dovremmo noi, professori di giurisprudenza, instancabilmente proporre. Ed è il modello di un giurista che sia un interprete, che non si riduca solo a mero esegeta, che sia consapevole della conflittualità che caratterizza il nostro tempo, delle difficoltà che il legislatore incontra nel governarla e che pertanto accetti di trovarsi, queste sono parole dell'autore, investito di compiti nuovi e impegnativi, non più mero interprete dello jus positum, ma artefice egli stesso e per primo di una sorta di ius in fieri, costantemente in divenire. Un interprete, forse un giudice, che sia pertanto in grado non solo di decidere le controversie, ma che risulti anche decisivo nella costruzione del diritto. Un interprete che cioè sia capace di inventare il diritto nel senso in cui utilizzerebbe questo verbo Paolo Grossi, cioè di scoprire il diritto partecipando alla costruzione del sistema. Bene, concludo. Siamo tutti consapevoli del valore simbolico, così scrive Francesco, dei manuali di diritto privato. Tutti sappiamo che i manuali sono più di ogni altra l'opera in grado di rappresentare lo stato attuale di una materia, di un settore, quasi una fotografia dello stato dell'arte raggiunto dalla materia in quel momento.
Sotto questo profilo, il manuale di Francesco è veramente una fotografia molto fedele della nostra società di oggi. Ed è una fotografia molto fedele dell'impegno che la nostra società di oggi richiede al giurista. E dunque, insieme ai rallegramenti all'autore e all'editore, l'auspicio è che soprattutto gli studenti di Francesco, gli studenti di tutti noi, sappiano avvalersi di questo nuovo strumento che oggi gli viene offerto, sappiano addentrarsi nel sistema, sappiano costruirlo, sappiano essere all'altezza. Grazie a tutti. Grazie professore Astone, e diamo la parola adesso al professor Orlandi. Grazie agli organizzatori, grazie a Francesco per avermi invitato a questo importante evento e per aver condiviso con me anni di riflessione sullo studio del diritto privato. Introduzione al diritto privato. In primo luogo, felice la scelta di Francesco, anche se il tono può apparire dimesso, come diceva prima l'altro Francesco Astone, conoscendo il garbo del nostro amico e autore che oggi qui presentiamo. In realtà la parola introduzione è una parola molto importante. Io muoverei proprio dalla introduzione, e cioè dalla logica che l'introduzione ha in questo volume. Io qui mi sono rivisto negli interminabili dialoghi, anche conviviali, con Francesco sull'insegnamento del diritto privato e sul metodo dell'insegnamento. Il libro di Francesco Macario, che mi sia consentito di rammentare a me stesso, come dicono i retori, segna tra di noi una sorta di amicizia discors, perché per tanti punti di vista e tanti profili non la pensiamo allo stesso modo, ma il libro di Francesco Macario è un viaggio. E come tutti i viaggi inizia con il primo passo, appunto introducendo la strada nella complessa e sempre più intricata cittadella del diritto. Un viaggio intellettuale, quello di Francesco. Ecco il senso profondo dell'introduzione. Senso profondo che si avverte sempre di più proprio nella scuola, dove gli studenti giungono, diciamo, spauriti e anche forse come si dice, ma non vorrei fosse un luogo comune, ma meno preparati di un tempo alla capacità di concettualizzare, e cioè di ragionare per categorie. L'ufficio del diritto privato è in primo luogo un ufficio introduttivo al pensiero giuridico, cioè adesso è demandato il compito sempre più difficile, ma sempre più indispensabile, di formare il pensiero critico e la capacità di svolgere ragionamenti giuridici secondo le categorie del diritto. Quindi il diritto privato è anche il diritto delle categorie, e l'introduzione di Francesco lo spiega benissimo. Il diritto dunque come sguardo sul mondo e non come sguardo sulle disposizioni. Francesco sa quanto io sia sensibile alla scienza della parola, ma questo non significa che dobbiamo ridurre, diciamo, il diritto a esegesi. Ecco, da questo punto di vista io mi permetto di segnalare una sorta di equivoco in cui gli ultimi anni vedono contrapposti questa sorta di due partiti, due fazioni, no? Da un lato i formalisti della parola
e dall'altro invece i fautori del diritto vivente e quindi gli antiformalisti dell'esperienza, si potrebbe pur dire. Ecco, a me sembra, e credo che il libro di Francesco percorra questa via, in questa sorta di incontro in una strada comune metodologica, che questa sia la caricatura di una falsa opposizione. La parola è importantissima e credo che neppure, anzi, le pagine di Francesco lo confermano. Quando Francesco tratta di fonti e interpretazioni, sono qui d'accordo con quanto diceva prima Astone, fonti e interpretazioni è un po' lo snodo metodologico e categoriale di questo importante volume. Lì la prima attenzione è proprio al linguaggio giuridico. Ora, il linguaggio giuridico è una maturazione tecnica la quale tiene in conto la profonda serietà del fenomeno linguistico e il carattere verticale, direi quasi trascendentale, della capacità linguistica umana e segnatamente della parola. Qualsiasi scienza, tra queste non fa eccezione la scienza giuridica, ha il proprio linguaggio che non può rinunciare alla propria precisione tecnica. Ma direi che l'equivoco su cui si fonda questa polemica tra formalisti e antiformalisti, in cui vedo invece che il libro di Francesco percorre una terza via, invitando alla comune riflessione, una polemica direi a tratti sterile e stucchevole tra fautori e detrattori del momento ermeneutico, pare spiegare in questa sorta, come dicevo, di caricatura delle rispettive posizioni, dove gli uni, gli analitici del testo, vedono un soggettivismo imprevedibile e incalcolabile, no? E gli altri, gli ermeneutici, diremo del contesto, gli ermeneutici dell'esperienza, vedono un oggettivismo rigido e ingessato. Ecco, io credo che entrambi ci si debba ritrovare nel consapere la relatività storica dell'intendere. Anche la legge della lingua e del linguaggio tecnico nel procedere dei tempi e dei costumi cambia, trovando nuove corrispondenze di senso e nuove definizioni espressive. Allora il problema è il problema di ordinare in sistema le fonti. Non è soltanto un problema di attingere all'esperienza un senso di giustizia, ma di combinare insieme la complessità delle fonti dalla semantica all'ermeneutica. E in questo il capitolo di Francesco e il capitolo sulle fonti e sull'interpretazione è davvero importante ed invita davvero ad una nuova stagione del ripensamento anche dei libri istituzionali. Io direi, se ho ancora qualche minuto perché vedo che abbiamo forse un po' sforato, ma io direi che le istituzioni di Francesco propongono tre percorsi fondamentalmente, proprio intorno al concetto di fonte e alla relativa categoria dell'interpretazione. La via culturale: il diritto è intelligenza delle cose, connessione degli istituti e delle categorie in una conoscenza superiore di sistema. Quindi il diritto non è particolare, appare complesso e la complessità è il problema, non la soluzione. La complessità del mondo giuridico, che è sempre più evidente, come diceva anche prima Francesco Astone, si pone dinanzi a noi, pone all'interprete il compito di razionalizzare e di ridurre ad unità. Ed è questo una delle cifre di queste pagine
macariane. La via metodologica sulla quale abbiamo spesso riflettuto, la chiarezza dell'inizio, si direbbe, il discorso come punto di origine, bisogna stabilire gli assiomi di partenza, dove assioma non è l'ingessato concetto dogmatico immutabile, ma è la premessa logica di qualsiasi discorso, attraverso la via stretta dell'argomentazione che si faccia suscettibile di confutazione. E il terzo di questi tre percorsi finisce per unificare i primi due, cioè la via culturale e la via metodologica, in una via scientifica del diritto, dove Francesco segnala ad ogni piè sospinto il pericolo dell'ovvio, direi. Ecco, gli studenti, in questo, quando prima Francesco parlava dell'organizzazione delle due, no? Dei due semestri del diritto privato 1 e del diritto privato 2, ecco, gli studenti potrebbero essere indotti ad una sorta di orizzontalità del pensiero, no? Per cui il diritto privato ci appare da sempre e sempre di più di una vastità, diciamo, indigeribile. Il libro di Francesco va nella direzione esattamente opposta, è un libro verticale e anche in questo la sua è una introduzione preziosissima. E cioè un libro che mira alla via scientifica e metodologica e che svolge attraverso la fondazione delle categorie la necessità e l'indifferibile esigenza di una capacità critica nella ricostruzione delle discipline e dei casi. Ovviamente, qui emerge la nostra diversità, si tratta di ordine di significazioni che per alcuni muovono dalla semantica, per altri muovono dalla ermeneutica. Ma ripeto, non è questo il punto. Il punto invece è nella capacità del libro di suscitare questo spirito critico e dunque anche nel suggerimento che sembra venire da questa nuova impostazione di Francesco, cioè concepire i due momenti del diritto privato. Io sono personalmente in disaccordo sulla scissione tra privato 1 e privato 2, però del volgere in bene, questa che potrebbe essere una atomizzazione anche didattica della materia, e cioè il diritto privato 1 come introduzione metodologica, ed è quello che fa questo libro, e il diritto privato 2 come approfondimento della parte speciale. Ora, sotto questa luce, Francesco conclude, e concludo anche io con lui, la sua introduzione alla introduzione, anche questo una chicca, diciamo, culturale che Francesco segnalava nella sua stessa presentazione prima, come appunto ogni ragionare sull'insegnamento istituzionale del diritto privato non verrebbe tanto in discussione la rappresentazione della realtà attuale nel turbine dell'evoluzione della produzione legislativa, con il rischio di una sorta di occasionalità e una provvisorietà che hanno indotto in tempi recenti a discorrere anche di nichilismo giuridico. Ecco, Francesco dice: proprio questo è il rischio della atomizzazione e della occasionalità. Se nella costruttiva dialettica tra docente e discenti, in cui dovrebbe in ultima analisi consistere l'essenza dell'insegnamento e dell'insegnamento giuridico, saremmo convinti dell'utilità di queste semplici indicazioni metodologiche, dice Francesco, avremmo fatto un bel passo avanti. Io credo che questo passo sia stato fatto e anzi io consiglio a Francesco di fare l'altro passo, e cioè di scrivere anche la parte speciale destinata al diritto privato 2. Grazie. Grazie professor Orlandi anche per il suo intervento.
E ricordo a tutte le persone che ci stanno ascoltando che se vogliono interagire, porre domande sul testo, sugli interventi che sono stati fatti, possono utilizzare, come abbiamo detto, la maschera delle chat per poterle scrivere o alzando la mano. Dovremmo avere già anche un primo intervento del professor Lipari, a cui adesso diamo la parola, accendendo il microfono. Deve accettare la condivisione del microfono. Allora, ecco. Professore, ci sente? Buonasera. Io sento, voi mi sentite? Sì, la sentiamo. Buonasera, benvenuto. Buonasera, sono molto contento di essere qui presente, non solo per il rapporto di stima che mi lega a Francesco Macario, ma anche per la sintonia che ho con lui, l'affetto personale che mi lega. E quindi sono contento di aver ricevuto questo volume e aver avuto tempo in questi giorni in qualche modo di scorrerlo e di valutarlo. Vorrei limitarmi a due ordini di considerazioni. Un primo ordine di considerazioni è legato a quello che diceva poco fa Mauro Orlandi, cioè ci troviamo in una stagione in cui apparentemente si contrappongono due modi di intendere il diritto, un modo che è apparentemente legato ad una visuale di tipo letterale formalistico e che quindi guarda alla formulazione della norma, un altro modo che invece guarda al modo di svolgersi di un'esperienza. Il libro di Macario tende, secondo le indicazioni che faceva prima, che avanzava prima Francesco Astone, nella chiave di una problematizzazione, di una storicizzazione, a legare questi due profili. Dobbiamo tuttavia intenderci su come questo legame si realizza. Mentre quando parliamo di esperienza, guardiamo al contesto di una realtà storica varamente articolata, in qualche modo individuabile nei suoi confini. Quando parliamo invece del concetto di norma, abbiamo qualche ambito maggiore di incertezza. In quel volume uscito il mese scorso, sempre per il Mulino, che ho provocatoriamente intitolato Elogio della giustizia, io ho fatto questo esempio che vorrei in qualche modo qui riproporre perché mi sembra che si colleghi all'impostazione che al suo svolgimento da Magari. Cioè ho detto la norma sta al contesto sociale come il baricentro sta ad un corpo solido. Non può esistere un corpo solido senza baricentro, così come non può esistere un ordinamento senza norma. Con questo tuttavia di peculiare, che se si modifica la consistenza del corpo, si modifica automaticamente anche il baricentro. Non so se Orlandi è d'accordo nel ritenere che se si modifica la realtà di un'esperienza, si modifica anche la norma. In quel paragrafetto finale del capitolo sulle fonti che Astone richiamava, Francesco fa una serie di esempi che sono assolutamente paradigmatici. Sono esempi di una realtà che si è andata manifestando e che ha inciso sulla norma, in qualche caso addirittura apparentemente creandola, solo apparentemente perché non poteva non esserci, ma ciò non ha impedito ad un ottuso sistema politico addirittura di sollevare, in relazione al famoso caso Englaro, un conflitto di poteri dello Stato, assumendo che le sezioni unite della Cassazione si fossero arrogate un potere legislativo. Ecco, questo è il nodo che noi dobbiamo cercare di far capire agli studenti. E il problema di fronte al quale oggi ci troviamo come profili, trovate come professori di diritto privato, sta proprio in questo, che avete il compito di affrontare il momento introduttivo della formazione dei giuristi, ma vi dovete anche confrontare con un contesto complessivo che
funge da ostacolo a questo tipo di formazione. Non mi limito di andare più al di là di una semplice suggestione, ma un autorevole collega di Francesco mi aveva sollecitato qualche tempo fa a scrivere in maniera pesantemente critica proprio con riferimento ad uno di quei casi che egli ha citato in quel paragrafo finale del capitolo sulle fonti. Questo è il nodo centrale del discorso e questo consentirebbe oggi di fare, se ci trovassimo in un'occasione diversa e a più ampio spettro, un discorso in qualche modo di, come posso dire, di simmetria tra l'operazione che io ho compiuto ormai 50 anni fa a Bari, quando proposi quel cosiddetto manuale alternativo di diritto privato, e l'operazione che oggi stanno compiendo persone come Macari, significativamente proprio lui, prima con quel volume, con quei due volumi che richiamava Stone, e oggi con questa introduzione. Allora io pensai che non si potesse che fare un manuale alternativo che doveva essere parallelo, perché le due cose non potevano stare insieme, non erano conciliabili. Oggi Francesco tenta di mettere insieme i due discorsi e quindi di connetterli, naturalmente trovandosi in qualche caso di fronte a difficoltà irrisolubili. Prendo ad esempio quell'altro paragrafo che lui fa in tema di contratto, quando dice dalla tutela del contraente debole alla giustizia del contratto. Ecco, il discorso sulla tutela del contraente debole aveva una sua specificità e alcune indicazioni normativamente puntuali. Oggi il discorso sulla giustizia del contratto non può che aprirsi ad una prospettiva ancora estremamente magmatica e difficilmente governabile. E il problema oggi purtroppo è questo, che ci troviamo in un sistema ancora fortemente conflittuale dal punto di vista dell'impostazione metodologica, e quindi persone come Francesco, che hanno questa attenzione, questa sensibilità, che sono nati in una prospettiva culturale che già avvertiva dall'inizio sintomi che poi si sono realizzati molto più avanti, e ha il compito durissimo di dover lottare contro tutto un sistema, non soltanto culturale, ma anche universitario sul piano strutturale, che ancora ha forti resistenze ad accogliere impostazioni di questo tipo. Spero che l'auspicio avanzato dai presenti possa trovare attuazione, e auguro a Francesco proprio il maggiore successo, non solo per l'editoriale, per questo suo lavoro, ma soprattutto per la sua opera di didatta e di creatore di una categoria di giuristi che oggi debbono aprirsi ad un impegno estremamente più impegnativo che non fosse quello del passato e di quale non tutti hanno sufficiente consapevolezza. Grazie. Grazie professor Libari. Ridiamo un attimo anche la parola al professor Macari, se vuole rispondere o ribattere. E ricordo che tutte le persone che ci stanno ascoltando appunto possono in qualche modo intervenire chiedendo la parola o scrivendo, e poi dopo proseguiamo la presentazione con il focus sull'espressione digitale. Sì, grazie, no? Se non ci sono altri interventi, sì, dico soltanto una parola di ringraziamento agli amici Francesco Astori e Mauro Orlandi, ma anche e soprattutto al professor Lipari, che è intervenuto in maniera molto costruttiva per noi. Noi, quando io parlavo alla fine del dialogo intergenerazionale, ecco, vedete come è necessario per ragionare sui problemi, in questo caso parliamo di problemi dell'insegnamento ai quali siamo sensibili noi oggi, ma lo era moltissimo anche il professor Lipari in quell'esperienza
io non ho vissuto in maniera diretta da studente, che ero a scuola tra il 70 e il 75, ma quando lui ne provò appunto a scrivere, riuscì a scrivere un manuale alternativo, effettivamente alla base di tutto c'era la domanda: come possiamo e dobbiamo insegnare le istituzioni in un mondo che sta cambiando? E ora i cambiamenti naturalmente degli anni 70 sono molto diversi rispetto ai cambiamenti e alle evoluzioni che ci troviamo noi di fronte ai nostri giorni, però la sfida è la medesima, per cui credo che appunto quello che dicevo prima, il dialogo intergenerazionale, anche e soprattutto direi a questo punto con i più giovani, con gli studiosi, e ce ne sono di bravissimi e di persone molto sensibili, preparate e che hanno fatto studi e approfondimenti anche diversi rispetto a quelli che abbiamo fatto noi come generazione appunto dei miei coetanei. E ecco, è molto importante che ci sia questo dialogo anche sull'insegnamento, non soltanto sulle singole tematiche, ma proprio sulle esigenze di un insegnamento attuale che alla fine deve perseguire un unico obiettivo, diciamo apparentemente semplice da denunciare, ma poi è molto complesso a realizzare, che è quello di sensibilizzare lo studente rispetto alla problematicità e alla complessità del fenomeno giuridico. E non è, studiare il diritto non è meno complesso rispetto allo studio dell'ingegneria o della medicina o della chimica, e credo che possa essere almeno complesso quanto queste materie. Purtroppo per molto tempo e anche per tutti i preconcetti, anche le incrostazioni che si vogliono riportare al positivismo giuridico, ad altre correnti di pensiero, diciamo che lo studente entrava nella facoltà di giurisprudenza per molto tempo, credo che sia andata così, forse anche molti professori pensavano così, e con l'idea di dover apprendere nozioni, regole, semmai anche qualche principio, ma sempre legato alle enunciazioni testuali della legge, tant'è che si usava in maniera promiscua il termine legge e giurisprudenza con riferimento alla facoltà giuridica. Che cosa studi? Studio legge, mi iscrivo alla facoltà di legge, questo era quello che si diceva ai miei tempi, sicuramente lo ricorderanno anche Francesco e Mauro, e oggi noi nessuno si esprimerebbe più tra i docenti in questa maniera, perché si studia in una facoltà giuridica un'esperienza molto complessa. Ecco, se noi riusciamo anche a insegnare, a trasmettere agli studenti del primo anno questo tipo di sensibilità, credo che appunto abbiamo già fatto un passo avanti, come ricordava prima Mauro, come io concludevo appunto nella mia introduzione. Ti ringrazio ancora, io per me avrei concluso, non so se ci sono altre informazioni che dovete dare voi, no? Allora, sì, intanto riferisco che stanno arrivando complimenti sia per il manuale e anche per gli interventi e le presentazioni a tutti i nostri ospiti, che sono stati veramente, veramente stimolanti come riflessione. Sì, se non ci sono altre domande andrei avanti ricordando che questo manuale, come ormai tutti i manuali editi dal Mulino, è presente anche in una veste digitale sul sito Pandora Campus, quindi lo studente ma anche il docente può avere il testo interamente in digitale, quindi sempre fruibile, e con tutta una serie di funzionalità che ovviamente in modo digitale mette a disposizione, mentre invece il libro semplice e cartaceo ancora no. In seconda di copertina è presente un codice, e questo codice consente di accedere per 12 mesi anche a tutta l'espansione digitale, quindi chi acquista, lo studente che acquista la carta viene in qualche modo premiato e ha la possibilità di accedere anche al testo digitale, inserendo appunto il codice nello spazio che state vedendo in questo momento. È possibile però acquistare il testo anche solamente in digitale, il prezzo va di conseguenza, ed è inoltre possibile acquistare anche solo i singoli capitoli, quindi in caso di adozioni parziali del volume o di utilizzi parziali si possono acquistare solo i capitoli che effettivamente servono.
C'è sempre un capitolo gratuito che consente allo studente di visionare la piattaforma senza prima, insomma, di procedere effettivamente con l'acquisto. Il testo, cartaceo digitale, è assolutamente identico e entrando nella home libro si entra all'interno proprio del testo e abbiamo l'indice, vediamo subito l'indice con la successione dei capitoli, dei paragrafi, tutti linkati, quindi si può passare molto velocemente da una parte all'altra del testo. Il testo, come vi dicevo, è assolutamente identico sul digitale. Faccio notare subito un'attenzione che c'è da parte della nostra casa editrice per quanto riguarda l'accessibilità di questi volumi. Tutti i testi presenti su Pandora Campus, quindi anche questo, possono essere ascoltati tramite un lettore vocale, così sia interamente che a singoli paragrafi, ed è inoltre possibile cambiare il font di lettura con un font pensato per i lettori dislessici, così come è possibile aumentare la dimensione dei caratteri e il contrasto per aumentare quindi la leggibilità. Quindi per tutti i vostri studenti che dovessero avere difficoltà di lettura di questo genere, con Pandora Campus possono avere accesso direttamente a un testo fruibile. Sul testo è possibile fare tutta una serie di operazioni abbastanza tradizionali, quindi aggiungere evidenziazioni, aggiungere i propri appunti personali e porre anche delle domande per interagire con tutti gli altri lettori che stanno studiando su questo testo. I volumi su Pandora Campus possono essere acquistati anche tramite la 18 app, quindi lo studente che ha ancora accesso a questa possibilità può utilizzare la 18 app. I docenti invece possono richiedere, non devono grattare il codice, ma possono ricevere l'accesso ai volumi gratuitamente utilizzando il riquadro professore, quindi compilando il modulo di richiesta di accesso al libro e il nostro ufficio abiliterà il volume che soprattutto in questo modo non scade. Per il docente c'è la possibilità di avere il volume senza limiti di tempo. Vi ricordo che naturalmente è possibile richiedere la copia saggio cartacea al nostro ufficio all'indirizzo che dovrebbe apparire in questo momento, ovvero università@mulino.it. Potete scrivere e noi con il vostro indirizzo e noi vi faremo recapitare naturalmente la copia saggio in visione. Direi che non ci sono altre domande, quindi io vado a salutare il professor Macari, i nostri dialoganti, il professor Astore e il professor Orlandi. Vi ringrazio Grazie. davvero per i vostri interventi e grazie davvero. E Grazie. continuano ad arrivare complimenti per la presentazione, per anche Non sta un'altra. la prospettiva innovativa e culturale, insomma, che dà sempre il professor Macario. E vi do appuntamento al prossimo webinar del Mulino. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie, Grazie arrivederci. ancora, buona serata, arrivederci. Serata.